Ecco che siamo in diretta, buona giornata a tutti. In pista con il pettorale numero 43 Carolina Ferri, comitato Alpi Centrali, Ciclab Lecco. Eccola al traguardo, 1:40:24, secondo tempo in classifica provvisoria e la gara prosegue con Sofia Pederniana, pettorale numero 48, comitato Trentino, Polisportiva Alpe Cimbra, il club di appartenenza per Sofia. Intanto vittoria Pais Bianco, Ciclab Auronzo è in testa alla classifica provvisoria con 1:33:22, seconda con 1:40:24 Carolina Ferri, intanto 1:40:63 il nuovo terzo tempo in classifica provvisoria a appannaggio di Sofia Pederniana, Polisportiva Alpe Cimbra, comitato Trentino. La gara prosegue con la discesa di Alessia Chistè e comitato Trentino, Unione Sportiva Montipallidi, e intanto Ginevra Stengo è quarta con 1:41:16. Eccola al traguardo. Ultime porte per lei e conclude con 1:39:90, nuova seconda posizione in classifica provvisoria. Andiamo avanti con Maria Laura Penevidari, pettorale 47, comitato della Val d'Aosta, Ciclab Courmayeur Monte Bianco. Eccola in pista. In prima manche ha fatto 48:33. Eccola al traguardo, 1:39:07, nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Sulla parte alta del muro Marta Benedett, pettorale 58, comitato Veneto, lo ciclab di appartenenza è lo ciclab Orsago e ha fatto 48:31 in prima manche. Miglior tempo di Maria Laura Pinevidari, ciclab Courmayeur Monte Bianco e della Val d'Aosta, 1:39:07, questo è il tempo da battere. Per questo momento eccola al traguardo, ultime porte e con 1:40:12 fa il quarto tempo in classifica provvisoria. Andiamo avanti con Beatrice Jakominic, comitato Friuli Venezia Giulia, indossa il pettorale numero 37, atleta dello Ciclab 70. Eccola in prossimità della linea del traguardo. Ultime porte per lei e conclude adesso 1:38:88, nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. E adesso vediamo sciare con il pettorale numero 25 Giulia Guarienti, comitato Trentino, atleta con i colori dello Sporting Club Madonna di Campiglio. Purtroppo cade. Non conclude la prova l'atleta trentina e a questo punto torniamo in partenza, dove è pronta dietro al cancelletto con il pettorale 75 Emma Bellini, mentre in pista sta sciando Martina Capisciotti. Eccola là, Martina Capisciotti, pettorale numero 3, comitato abruzzese, Ciclab Ovindoli Xtreme. In prima manche ha fatto 47:80, eccola al traguardo, ultima porta per lei 1:40:55 ed è settima in classifica provvisoria, mentre sulla parte alta del muro Emma Bellini, l'abbiamo vista prima in partenza, sta sciando davanti a noi, atleta del comitato Alpi Centrali. Il sodalizio di appartenenza è con il Brixia Sci Centro Agonistico, è un atleta che in prima manche ha staccato 47:73, adesso deve far meglio di 1:38:88 il tempo della friulana Beatrice Jakominic. Eccola al traguardo, ultima porta per lei. Ed ecco che stacca un totale di 1:38:47 del nuovo miglior tempo in classifica provvisoria, appannaggio di Emma Bellini. Andiamo avanti con Martina Fragiacomo, Friuli Venezia Giulia, il comitato di appartenenza. I colori sono quelli del Bachmann. È in pista con il pettorale numero 18, ha fatto 47:30 nella prima manche, il tempo da battere adesso è 1:38:47 di Emma Bellini.
atleta del Brixia Sci Centro Agonistico Comitato Alpi Centrali. Ecco l'altra guardia, 1:38:18, nuovo miglior tempo in classifica provvisoria per Martina Fragiacomo, atleta friulana del Bachmann. Adesso con il pettorale numero 21 sta sciando Caterina Tiengo, atleta veneta, Comitato Veneto Sci Club Drusce Cortina. Eccola in pista. 1:38:18 è il tempo da battere, eccola a traguardo, ultima porta per lei, 1:39:83 ed è sesta in provvisoria. La gara prosegue con un ritmo serrato, Gaia Porzio è in pista con il pettorale numero 44, è un atleta che in prima manche ha staccato 47:26, purtroppo problemi per l'atleta campana dello Sci Club Vesuvio che non porta a buon fine la sua gara a bordo pista. L'abbiamo vista a bordo pista, adesso con il pettorale numero 17, entra adesso sul muro della Martinella Nord Alissa Borroni, comitato della Val d'Aosta Sci Club Cramont Mont Blanc. 47:20 il tempo della sua prima manche. Il tempo da battere è 1:38:18, sommato da Martina Fragiacomo del Bachmann. Eccola in prossimità della linea del traguardo, ultima porta per lei, 1:38:29 ed è secondo posto per l'atleta valdostana. Dalla Val d'Aosta torniamo in Friuli Venezia Giulia, è il comitato di Luce Gellera, pettorale numero 41, scia davanti a noi l'atleta friulana con i colori dello Shikai Monte Lussari, in prima manche ha staccato 47:12. 1:38:18 è il tempo da battere di Martina Fragiacomo, seconda Alissa Borroni, 1:11:29 Emma Bellini. Eccola al traguardo, ultime porte, conclude in questo momento con un tempo di 1:39:01 ed è quinta in classifica provvisoria. Andiamo avanti con Cecilia Sessarego Catalisano, comitato Alpi Centrali. Indossa il pettorale numero 23 alle 53esime selezioni italiane per l'Alpe Cimbra FIS Children Cup, 52esimo criterium internazionale giovani FIS, trofeo Cassa Rurale Vallagarina. Adesso con il pettorale 23 Cecilia, l'atleta del comitato Alpi Centrali, con i colori del Valpalot Ski Team, ha passato il traguardo, 1:38:50 è il tempo totale che ha sommato, quindi torniamo sulla parte alta del muro. E adesso la pista è a disposizione di Angelica Mazzucco, indossa il pettorale numero 7, atleta del Comitato Veneto, Sci Club Auronzo, il sodalizio di appartenenza per Angelica, 46:96 in prima manche. Vediamo se riesce a far meglio di Martina Fragiacomo, 1:38:18 purtroppo in forca, non conclude la prova e torniamo in partenza. Ecco che con il pettorale numero 27 sta sciando al cambio di pendenza sul muro della Martinella Nord Bianca Maria Rainelli. Bianca Maria è un'atleta del Comitato Alpi Occidentali, una piemontese, iscritta allo Sci Club Equipe Beilard, società sportiva dilettantistica, 46:83 in prima manche. Undicesimo tempo in prima manche per l'atleta piemontese, eccola al traguardo, ultime porte e conclude adesso con 1:36:54 ed è il nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Intanto con il pettorale numero 22, decimo tempo in prima manche, Alice Scaffidi Muta, atleta sempre piemontese, però con i colori del San Sicario Cesana, è in pista. In prima manche ha fatto 46:60 e adesso il tempo da battere è 1:36:54 di Bianca Maria Rainelli. Eccola al traguardo, purtroppo cade, non conclude la prova. Torniamo in partenza, dove con il pettorale numero 12 è la volta di Nina Hofer. Nina Hofer, atleta altoatesina dell'associazione sportiva Sarntal, 46:55 in prima manche, nono tempo di manche, adesso
è in pista per sciare la sua seconda. Il tempo da battere è 1:36:54 di Bianca Maria Rainelli, Equipe Bayard. Ecco Nina Hofer che si avvicina alla linea del traguardo, ultime porte per lei, conclude con 1:37:44 ed è seconda in classifica provvisoria. La gara prosegue e al cambio di pendenza sul muro adesso c'è Hélène Blanchet, pettorale numero 8, atleta del Comitato Valdostano, il club di appartenenza dello sci club Cramont Mont Blanc, 46:52 in prima manche. Adesso è in pista per sciare la sua seconda, il tempo da battere, ripeto, è 1:36:54 di Bianca Maria Rainelli, Equipe Bayard, Comitato Alpi Occidentali. Si avvicina al traguardo Hélène, ultime porte per lei e conclude con un totale di 1:38:88 ed è l'ottavo tempo in classifica provvisoria. Dietro al cancelletto di partenza con il pettorale numero 9 è partita in questo momento Sofia Guiotto. Sofia Guiotto è un'atleta del Comitato Trentino, porta in pista i colori del Falconeri Ski Team e in prima manche è arrivata, ha fatto il settimo tempo con 46:52. Rainelli, Hofer, Fra Giacomo, questo è il podio provvisorio. Adesso aspettiamo Sofia Guiotto al traguardo, pettorale numero 9, atleta trentina, settimo tempo in prima manche. Ecco la traguardo, conclude con 1:37:29 ed è il secondo tempo in classifica provvisoria, quindi Rainelli, Guiotto, Hofer. E adesso la gara prosegue con il pettorale numero 6, è indossato da Benedetta Rosa Ranieri, sesto tempo in prima manche con 45:88, atleta del Comitato Alpi Occidentali con i colori dello Sci Club Limone. Eccola in prossimità della linea del traguardo, scia le ultime porte e conclude con un totale di 1:36:03 ed è il nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Ranieri, Rainelli, Guiotto, adesso con il pettorale numero 2, Isabella Romele, Comitato Alpi Centrali, il club di appartenenza è il Valpalot Ski, 45:70 in prima manche, si è piazzata a quinta, adesso è alle ultime porte della sua seconda. Ecco al traguardo, ultima porta, 1:35:81 ed è il nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Quindi Romele, Ranieri, Rainelli, il tempo da battere è di 1:35:81 a favore di Isabella Romele, Valpalot Ski, Comitato Alpi Centrali. Adesso con il pettorale numero 26, sta sciando davanti a noi Alena Taschler, Comitato Alto Adige, Amateur Sport Club, il club di appartenenza dell'atleta alto atesina. Eccola al traguardo, quarto tempo in prima manche, miglior tempo con 1:32:37 al termine della sua seconda in classifica ovviamente provvisoria. E adesso la gara prosegue con Nicole Piccol-Rauruaz, atleta che ha staccato in prima manche un 44:76, si è piazzata terza, ancora Alto Adige in pista con lo sci club Gardena Raiffeisen. Adesso si sta avvicinando alla linea del traguardo, 1:32:37 è il tempo da battere della Taschler, 1:32:59 ed è seconda in classifica provvisoria. La gara prosegue e con il pettorale numero 5 sta sciando davanti a noi Carlotta Pedrolini, atleta del Comitato Alpi Centrali, associata all'associazione sportiva dilettantistica skiing, 44:56 in prima manche, secondo tempo di manche, adesso è in pista sulla parte finale del muro della Martinella Nord, il tempo da battere dell'alto atesina Alena Taschler, 1:32:37, si sta avvicinando al traguardo la atleta lombarda, ultima porta per lei, 1:34:60 del terzo tempo in classifica provvisoria.
E adesso vediamo che al cambio di pendenza sul muro sta sciando davanti a noi Giada D'Antonio, pettorale numero 10, miglior tempo in prima manche con 42.32, un gran vantaggio anche sulle concorrenti che hanno fatto il secondo e il terzo tempo, oltre 2 secondi di vantaggio. Adesso è in pista 1.32.37, è il tempo da battere di Alena Tascheler. Ultime porte per Giada D'Antonio, Comitato Campano, Ciclab Vesuvio, 1.30.46 del nuovo miglior tempo in classifica provvisoria a favore dell'atleta campana. Quindi D'Antonio, Tascheler, Piccolo Ruaz, Giada D'Antonio, Ciclab Vesuvio, Comitato Campano fa il miglior tempo con 1:30.46, seguita a 1:91 dall'Alto Atesino dell'Amatoro Sport Club, Alena Tascheler 1:32.37 e con 1:32.59 ancora Alto Adige in classifica al terzo posto con Nicole Piccolo Ruaz. Intanto 1:40 il tempo e 63 il tempo di Mimosa Garrino, atleta dello Ciclab Sestriere, Comitato Alpi Occidentali. E la gara prosegue con la discesa del pettorale numero 55 di Letta Vigolo, Comitato Trentino, Polisportiva Alpe Cimbra. Ecco la traguardo, 1:41.06 è il suo tempo. Torniamo in partenza, dove col pettorale 54 è pronto a Petra Leiter, mentre Sofia Michelon non ha concluso la sua prova, l'atleta veneta dello Ciclab Gallio. In pista per il Comitato Alto Adige, Ciclab Arntal, vediamo sciare Petra Leiter. Giada D'Antonio ha bissato il podio di ieri in gigante. Ecco al traguardo con il pettorale numero 54 Petra Leiter, ultime porte per lei, e l'Alto Atesina conclude 27esima con 1:41.14. Ovviamente sono classifiche, posizioni provvisorie e ufficiose. La gara prosegue con il pettorale numero 38, Maira Zanvettor, Comitato Trentino, atleta della società Fassactive. Eccola al traguardo, ultima porta, 1:42.83, 29esima in provvisoria. Andiamo avanti con Elisa Broll, pettorale numero 30. Ecco la traguardo, l'atleta altoatesino del Gardena Faisen è 29esima con 1:41.78. Andiamo avanti con la gara, e adesso in pista con il pettorale numero 62 sta sciando davanti a noi Emilia Fortunato, atleta del Friuli Venezia Giulia, Ciclab Sappada. Ecco la traguardo, 1:41.37, 29esimo tempo. Pettorale numero 67, Mia Tubini, Comitato Trentino, Ciclab Edelweiss, pettorale 67. Ecco la traguardo, 1:41.28, 29esima. Con il pettorale numero 73, Matilde Callea del Friuli Venezia Giulia è in pista
atleta con i colori dello Sci Club 70. Ecco la traguardo, ultima porta, 1:41:14, 27° tempo. La gara prosegue con la discesa di Anaï Wuller-Mokouria, pettorale 46, comitato della Val d'Aosta, Sci Club Aosta. Ecco la traguardo, l'atleta aostana fa un tempo di 1:42:98 e 34esima in provvisoria. La gara va avanti con Elisabetta Klug, pettorale 52, comitato Alpi Centrali, Sci Club Ubibanca Goggi. Ecco la traguardo, 1:40:81, 26esima posizione in provvisoria. La gara prosegue con la discesa di Giorgia Massimello, atleta del Comitato Alpi Occidentali, Golden Team Ceccarelli, pettorale numero 78. Eccola al traguardo, ultime porte per lei, 1:43:53. E ancora Elisa Sertorelli in pista con il pettorale numero 60. Elisa Sertorelli, comitato della Val d'Aosta, associazione sportiva dilettantistica Club de Ski Val Tournance. Ecco la traguardo, fa 1:43:46, 36esimo tempo. Con il pettorale numero 35, Cecilia Astengo sta sciando davanti a noi. 36, scusate, Romina Chiarugi scia davanti a noi. Comitato Appennino Emiliano, Cimone Ski Team. Ecco la traguardo, 1:45:56. Adesso Romina Cecilia Astengo, pettorale 35, atleta del Comitato Ligure e Ski Club Savona. Ecco la traguardo, 1:48:38, 39esima. Angelica Pastorino, comitato Appennino Emiliano, Sci Club Cerreto Lago, pettorale numero 51. Angelica Pastorino conclude in 39esima provvisoria con 1:46:90, con il pettorale numero 13, eccola davanti a noi, Martina Beccari, comitato Trentino, Sci Club Bolbeno. Trentaduesima posizione provvisoria. Carlotta Pignaton Fagnani, un atleta del Comitato Alpi Centrali,
Gbiski Club, il club di appartenenza, indossa il pettorale numero 66. Scia la sua seconda manche davanti a noi, in prossimità della linea del traguardo. Ancora poche porte per arrivare al termine della gara di oggi, 1:44:96, 39esimo tempo. Quindi sulla parte alta del muro Giorgia Casella è in pista con il pettorale numero 49. Atleta piemontese del Mondoleschi Team, 53-34 in prima manche. Ecco la traguardo, ultime porte, 1:46:21, 41esimo tempo in provvisoria. Con il pettorale numero 56, Caterina Santoro è in pista. Caterina è un'atleta del comitato Appennino Toscano, iscritta allo Sci Club Doganaccia. Ecco la traguardo e conclude con 1:52:14 in 44esima provvisoria. Rimaniamo in Toscana con Costanza Worsmer Escaplon, atleta con il pettorale numero 4. Iscritta allo Sci Club Lanciotto. Non conclude la prova e nella parte alta della pista adesso è la volta di Giorgia Leonardi, pettorale 68, Sci Club Ceva, atleta del comitato Ligure. Ecco la traguardo, 1:52:81. La gara prosegue con Gaia Esposito, pettorale numero 71. Comitato Lazio Sardegna, Sci Club Livata. Ecco la traguardo, ultime porte per Gaia Esposito, 46esima, 1:55:43. Andiamo avanti con Asia Alvino, pettorale 65, comitato campano. È iscritta allo Sci Accademico Italiano e indossa il pettorale numero 65. Ecco la traguardo, 1:51:48, 44esima posizione provvisoria e con il pettorale numero 70 sta sciando davanti a noi Tan Giacomo Bono, comitato abruzzese Sci Club Ovindoli. Purtroppo non conclude la prova, quindi non conclude neanche Nicola Zanotti, comitato Appennino Toscano 2000 Ski Club. E a questo punto la vincitrice di questo slalom è Giada D'Antonio con 1:30:46, seguita da Elena Talle 1:32:37 e 1:32:59 il tempo di Nicole Piccolo Ruaz. Nicole del comitato Alto Adige come Alena Tascheler, Alena iscritta all'Amateur Ski Club, Nicole allo Sci Gardenia Raiffeisen, mentre
Giada D'Antonio, Club Vesuvio, Comitato Campano, vince la gara, come ha vinto anche ieri nella, appunto nella, lo slalom gigante. Ma nell'attesa che lo slalom al maschile prenda inizio, diamo un'occhiata proprio alla giornata di ieri. Con il 2023 riprende la celebrazione della cerimonia di apertura, colorata dalla sfilata dei comitati, e si torna a respirare quell'area di festa pre-gara che è mancata per 2 anni consecutivi. Mi fa molto piacere vedere tutta la piazza piena di ragazzi. Io spero che voi siate e facciate delle ottime gare, e dichiaro aperto il trofeo Casa Rurale La Vallagarina, 53esime selezioni della squadra nazionale italiana. Il primo slalom sulla Martinella Nord a fondo grande spetta agli allievi. La categoria femminile vanta un ordine di partenza formato da 75 atlete, di cui 51 prendono partenza in seconda manche. Marta Giaretta, trentina del Falconei Rischi Team, seconda in prima manche, vince lo slalom allievi femminile con un tempo di 1 minuto 30 secondi e 78 centesimi, seguita a 2 secondi e 56 centesimi da Giulia Mariani, Comitato Alpi Centrali, Circolo Sciatori di Madesimo, che recupera 3 posizioni, risultando più veloce di 4 centesimi di Dorotea Mobiglia, la trentina dello Ski Team Fassa, che dal 12° posto in prima manche conclude la gara terza. Fuori gioco Camilla Gottardi, miglior tempo in prima manche, che esce a metà muro della seconda. Alessandra Di Sabatino, dopo il buon terzo tempo staccato al primo appello di oggi, perde terreno dopo la partenza della seconda manche e conclude quarta. Lo slalom al maschile vede 62 concorrenti dietro il cancelletto della seconda manche, su 104 partiti in prima, e lo vince Federico Massimilla del Comitato Alpi Centrali, che recupera 1 posizione con un totale di 1 minuto e 26 secondi netti. Il secondo posto è di Luca Loranzi, trentino dello Sporting Club Madonna di Campiglio, che scala la classifica di giornata di 1 posto con soli 2 centesimi di ritardo. Ezio Scalfi, Comitato Trentino Ciclab Bolbeno, perde 2 posizioni e arriva terzo a 1 secondo e 33 centesimi. La ragazza più veloce in gigante è Giada D'Antonio, seguita da Allegra Vindigni e Martina Beccari. Il gigante ragazzi è di Leonardo Dinca, che vince davanti a Michele Vivalda e Mattias Malknecht. Come avete visto dalle immagini e chi ha seguito le dirette di ieri, oggi è tutta un'altra stagione, tutto un altro meteo, fortunatamente per tutti, per gli atleti che corrono, per gli addetti ai lavori. E come avevano già detto Marta Giaretta, Giada D'Antonio ha raddoppiato l'oro oggi. Anche Marta Giaretta, e andiamo a dare un'occhiata proprio alle premiazioni delle donne di oggi. E Marta Giaretta, miglior tempo, seguita da Alice Spizzica, e terza Margherita Saccardi. Quindi un podio che si è formato così nel gigante allievi a manche unica. Mentre per quanto riguarda la categoria maschile, il gigantista più veloce tra gli allievi è stato David Kastlunger, seguito da Lorenzo Cuzzupè, e terzo Alex Siebenhagel. Questa è la classifica degli uomini. E quindi torniamo in diretta oggi, dove praticamente aspettiamo la partenza dello slalom categoria ragazzi, che tra poco inizierà proprio sulla Martinella Nord a fondo grande Folgaria. È iniziata la seconda manche maschile dello slalom speciale categoria ragazzi delle 53esime selezioni italiane all'Alpecimbra FIS Children Cup, che avrà luogo qui a Folgaria venerdì e sabato prossimi. E
A questo punto, Pietro Selitto, trentesimo tempo in prima mancia in pista, pettorale 125, comitato Valdostano, cicle Bazzurri del Cervino, purtroppo non conclude la prova. Torniamo in partenza. E con il pettorale numero 142, Nicolò Gios del comitato Veneto è pronto per partire ed è partito in questo momento. Ciclab Gaglio, i colori di appunto rappresenta Nicolò Gios. Miglior tempo di Michele Vivalda, secondo ieri in gigante, seguito da Mattias Magnet che ha fatto il terzo tempo ieri, poi Riccardo Pollini De Petris, Matteo Ciapponi, Lorenzo Guigué, Leonardo Dinca al sesto posto. Miglior tempo ieri in gigante. Non conclude la prova con il pettorale 142. Nicolò Gios, adesso Alberto De Logu è in pista. Pettorale 145. In prima mancia ha fatto 47,59. Il tracciato è stato disegnato da Guazzetti sui 159 metri di dislivello della Martinella Nord. Ecco, 1:36,90 è il primo tempo che viene segnalato sul tabellone dell'associazione cronometristi, la segreteria quella di Trento. Con il pettorale numero 136, Nicolò Ona è in pista, atleta del Comitato Veneto, iscritto allo Ciclab Drusce Cortina, 47,58 in prima manche. Eccolo al traguardo, conclude con un tempo di 1:36,51 ed è il nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. La gara prosegue con Felix Profanter, pettorale numero 141, comitato Alto Adige, Seseralm Schitilm, in prima manche staccato 47,53. Ecco l'alto atesino che vede la linea del traguardo, 1:36,81 secondo in provvisoria. E andiamo avanti con Achille Favilli, pettorale numero 90, lo vediamo in pista davanti a noi. In prima manche l'atleta del Comitato Appennino Toscano iscritto allo Ciclab Lanciotto ha fatto un tempo di 47 secondi e 41 centesimi. Ah, purtroppo, un'inforcata lo costringe al ritiro, quindi torniamo sulla parte alta del muro, dove ecco che sta sciando davanti a noi con il pettorale numero 129, Giancarlo Ferraro, comitato campano, sci accademico italiano, 47,40 in prima manche. Eccolo al traguardo, 1:36,03, nuovo miglior tempo in provvisoria. La pista è a disposizione di Riccardo Santucci, pettorale numero 80, comitato abruzzese. Atleta dello Ciclab Vindoli non conclude la prova, torniamo in partenza dove è partito in questo momento con il pettorale numero 124, Marco Vaglio. Comitato Alpi Centrali, Ciclab Goga Mottarone. Il miglior tempo è di Giancarlo Ferraro, sci accademico italiano, comitato campano, 1:36,03. Adesso Marco Vaglio si avvicina alla linea del traguardo, ultime porte per lui, conclude con 1:37,65, quinto tempo. Andiamo avanti con Nicola Spada, pettorale 172, comitato campano,
porta i colori del 3000 Ski Race, 46,98 in prima manche. Eccolo al traguardo, 1.36.03 tempo da battere, 1.34.85, miglior tempo in provvisoria. La gara prosegue con Alessandro Giuffre che scia davanti a noi con il pettorale numero 135. È un atleta del Comitato Alpi Occidentali, iscritto allo Sci Club Bardonecchia, 46.88 in prima manche. Eccolo al traguardo, 1.36.28, terzo tempo provvisorio. Marco Mancini è davanti a noi, scia con il pettorale numero 116. Atleta del Comitato Campano, porta i colori dello Sci Club Vesuvio e in prima manche ha fatto 46.61. Ecco che scia le ultime porte della sua seconda di oggi, 1.36.35, quarto tempo in provvisoria. Andiamo avanti con Edoardo Ceroni, pettorale numero 103, un atleta che è del Comitato Valdostano, Sci Club Courmayeur Montebianco, 46.54 in prima manche. Eccolo al traguardo. Ultima porta, 1.34.50 del nuovo miglior tempo in provvisoria. Intanto sulla parte alta del muro con il pettorale numero 82 sta sciando davanti a noi Alessandro Ranalli, Comitato Lazio Sardegna, un atleta con i colori dello Sci Club Livata che in prima manche ha staccato 46.53. Ecco Alessandro al traguardo, 1.38.05, decima posizione. E adesso davanti a noi Gaetano Cantalupo con il pettorale numero 96, scia la sua seconda manche. È un atleta del Comitato Friuli Venezia Giulia del Bachmann, 46.39 purtroppo. Non conclude la prova, torniamo in partenza con il pettorale numero 98. Ecco al cambio dipendenza sul muro Lorenzo Patroni, Comitato Alpi Centrali. È un atleta dello Sci Club Borno con 46.33, ha chiuso la sua prima manche. Eccolo in seconda, ultime porte prima del traguardo. E conclude con 1.35.16 in terza posizione provvisoria. Con il pettorale numero 118 è la volta di Marco Valcanover dal Trentino, Sci Club Panarotta, 46.32 in prima manche. Il tempo da battere è quello di Edoardo Ceroni, Sci Club Courmayeur Montebianco del Comitato Valdostano, 1.34.50, purtroppo in forca il Trentino, non conclude la prova. Andiamo subito in alto sul muro dove vediamo che con il pettorale numero 94 Giovanni Ceccarelli sta sciando davanti a noi. Atleta del Comitato Alpi Occidentali, tessera Golden Team Ceccarelli, in prima manche ha fatto un tempo di 45 secondi e 91 centesimi. Il tempo da battere è 1.34.50 di Edoardo Ceroni, ultime porte per Giovanni Ceccarelli ed ecco che conclude adesso con 1.32.84, nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Andiamo a vedere cosa succede in partenza. È partito con il pettorale numero 83. Tommaso Casetta. Non conclude Andrea Ludovico Kelleris dello Scicae Montelussari, il friulano con il pettorale 119.
Ecco Tommaso Casette, Comitato Trentino, pettorale numero 83, undicesimo tempo in prima manche che purtroppo non conclude la prova. Quindi torniamo in partenza dove con il pettorale numero 111 sta sciando davanti a noi Tommaso Dagri. Tommaso Dagri è un atleta del Comitato Friuli Venezia Giulia, porta i colori dello Sci Club 70 sulla pista Martinella Nord a Fondo Grande in Folgaria e purtroppo non conclude la prova, quindi la pista è a disposizione di Thomas Madoglio, pettorale numero 133, partito in questo momento. Thomas Madoglio, Comitato Alpi Occidentali, tessera dello Sci Club San Sicario Cesana, e 45-42 in prima manche, nono tempo in prima manche. Il tempo da battere è quello di Giovanni Ceccarelli con un totale di 1.32.84. In pista Thomas Madoglio, il primo dei tre piemontesi che sceglieranno da ora in avanti. E qualche problema per lui, ma sta dentro, direi. Eccolo al traguardo, ultima porta, 1.34.27 ed è secondo in classifica provvisoria. In partenza vediamo che si sta preparando con il pettorale numero 106 Franco Sebastian Franco, che è partito in questo momento. Sebastian Franco, un atleta appunto del Comitato Alpi Occidentali, Sci Club Equipe Pragelato, 45.05 in prima manche. Intanto non conclude la prova Matteo Beozzi del Sci Club Sestriere, sempre Comitato Alpi Occidentali. Sebastian Franco, settimo in prima manche con 45.05, adesso sta sciando la sua seconda. Il tempo da battere è 1 minuto 32 secondi e 84 centesimi. È il tempo di Giovanni Ceccarelli. Ecco che Sebastian Franco vede la linea del traguardo, 1.32.90 ed è secondo in classifica provvisoria. Regge ancora il tempo di Giovanni Ceccarelli, 1.32.84 a 6 centesimi. Sebastian Franco a 1 secondo e 43, Thomas Madoglio. E adesso con il pettorale numero 104, Leonardo Dincasci è davanti a noi. Ieri ha vinto il gigante ragazzi, oggi sesto in prima manche con 45.01, si avvicina alla linea del traguardo, ultime porte per lui e stacca un totale di 1.31.57 del nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. Devono scendere ancora 5 atleti più veloci della prima manche. In pista con il pettorale numero 117 vediamo sciare Lorenzo Guigué, Comitato Alpi Occidentali, Equipe Bayard, 44.24 in prima manche. Leonardo Dinca ha fatto per adesso il miglior tempo, 1.31.57 è quello da battere, e quello è 1.31.80 ed è secondo l'atleta piemontese. Dinca, Guigué, Ceccarelli. Adesso con il pettorale numero 81 ha iniziato la sua seconda mancia e purtroppo cade, non conclude la prova. Matteo Ciapponi, Alpi Centrali, Revolution Ski Race, 44 secondi netti in prima manche, quindi torniamo in partenza dove con il pettorale numero 88 si sta preparando Riccardo De Petri Spollini ed è partito in questo momento l'atleta del Comitato Alpi Centrali iscritto all'Ossola Ski Team, 43.98 in prima manche, purtroppo un'inforcata lo costringe al ritiro. E adesso guardando il cancelletto di partenza vediamo apparire Mattias Malknecht che si sta preparando per la sua seconda manche. Mattias ha fatto il secondo tempo in prima con 42.48, pettorale 84,
ieri terzo in gigante. Ecco che è partito per la sua seconda manche. Il tempo da battere è quello di Leonardo Dinca, 1:31,57. A 23 centesimi Leonardo Guigué e a 1:27 Giovanni Ceccarelli. Eccolo sul muro, Mathias Magnet, Comitato Alto Adige, Shikreb, Gardenia, Raffaisen, 42-48 in prima manche. Eccolo al traguardo, ultima porta, 1:29,77, nuovo miglior tempo in classifica provvisoria. E intanto è partito con il pettorale numero 86, Michele Vivalda. Lo vediamo adesso al cambio dipendenza sul muro, Michele Vivalda, Comitato Alpi Occidentali, Equipe Limone, il club di appartenenza, 41:47 in prima manche. Michele Vivalda ieri è salito sul secondo gradino del podio in gigante, purtroppo in forca, è costretto al ritiro l'atleta piemontese. Quindi la classifica finale vede al comando Mathias Magnet, Ciclab Gardena Raffaisen, Comitato Alto Adige, con un totale di 1:29,77. Secondo Leonardo Dinca dello Ciclab Trichiana, Comitato Veneto, a 1:08 con 1:31,57. Al terzo posto, con 2:03 di distacco, si è piazzato Lorenzo Guigué, Equipe Bayard, Comitato Alpi Occidentali. Quindi adesso continua la gara, è sedicesimo con 1:36,94 il pettorale 87 di Daniele Schir, Comitato Trentino, Polisportiva Alpe Cimbra. È partito con il pettorale 137 Joseph Grivel della Val d'Aosta, Ciclec Ramon Montblanc, mentre il suo compagno di comitato Michael Artaz è uscito sulla parte alta. Eccolo al traguardo, 1:38,09, diciannovesimo tempo. Con il pettorale numero 165, Gabriele Polatti è in pista, Comitato Alpi Centrali. Eccolo al traguardo, 1:37,51, diciassettesimo tempo. Con il pettorale numero 169 sta sciando Felix Baldi, Golden Team Ceccarelli, Comitato Alpi Occidentali. Eccolo al traguardo, 1:41,45, ventunesimo. La gara prosegue con Giovanni Raimondi, pettorale 155, Ciclab Bormio, Comitato Alpi Centrali. Eccolo al traguardo, 1:38,14, ventunesimo tempo. Andiamo avanti con
Francesco Onorio, indossa il pettorale numero 126. Comitato Alpi Centrali, Brixia Sci Centro Agonistico. Ah, purtroppo non conclude la prova. Torniamo in partenza, dove con il pettorale numero 148 entra adesso sul muro Jacopo Beccari, atleta del Comitato Trentino, Ciclab Bolbeno. Ah, purtroppo salta una porta, non conclude. Al cambio di pendenza sul muro con il pettorale numero 105. Ci è davanti a noi Giovanni Di Mercati Castellini, Comitato Alpi Centrali. Brixia Sci Centro Agonistico è il club di appartenenza per Giovanni. Eccolo al traguardo, ultime porte, e conclude con 1:38:52, 22esima posizione. Con il pettorale numero 158 Achille Di Maria, Comitato Campano, è in pista con i colori dello Sci Accademico Italiano. Eccolo al traguardo, 1:39:17, 24esimo. La gara prosegue con Gabriele Zeno Anchieri, Comitato Trentino, atleta tesserato con lo Ciclab Edelweiss. Eccolo al traguardo, fa un tempo di 1:40:87 ed è 25esimo. Simon Auer è in pista, atleta totesino del Centro Agonistico Tre Cime. È in forca, purtroppo non conclude la prova. Nella parte alta della partenza vediamo sciare Mattia Cagnoni con il pettorale 175. Mattia Cagnoni è un atleta del Comitato Alpi Centrali, Ciclab Radici Group. Eccolo al traguardo, stacca un totale di 1:40:28, 25esima posizione provvisoria. La gara prosegue con il pettorale numero 132. Alessandro Valentini, Comitato Trentino, Ski Team Val di Sole. Eccolo al traguardo, 1:39:29, 25esimo posto. La gara prosegue e con il pettorale numero 115 sta sciando davanti a noi Tommaso Scuotto. Tommaso è un atleta del Comitato Abruzzese, iscritto allo Ciclab Ovindoli. Eccolo al traguardo, 1:42:76, 29esimo. Andiamo avanti con Lapo Tondi, andiamo in Toscana, pettorale numero 110, un atleta del Comitato Appennino Toscano, dello Ciclab Amiata. Non conclude la prova.
quindi andiamo in partenza, dove con il pettorale 107 Filippo Maria Calzetti è a cambio di pendenza sul muro. Comitato Trentino, Sporting Club Madonna di Campiglio. Ah, peccato. Peccato per lui, non conclude la prova. Intanto le discese proseguono e vediamo che Giovanni Anselmi con il pettorale numero 140 scia davanti a noi, atleta del Comitato Alpi Centrali, Valpalotto Ski. Eccolo al traguardo, 1.39.50, 26esimo. In zona partenza sta risalendo con il pettorale numero 50 Sebastiano Dorigati. Sebastiano è un atleta del Comitato Trentino, iscritto allo ski team Paganella. Non conclude la prova, quindi torniamo subito in partenza, dove dietro al cancelletto è pronto Mattia Antolini, Comitato Trentino, Ski Club Bolbeno. Il Trentino è partito con il pettorale 170. Al traguardo Mattia Antolini è 28esimo con 1.40 e 31. Gabriele Callea, pettorale 147, viene dal Friuli Venezia Giulia, Ski Club 70. Eccolo al traguardo, ultima porta, 1.42.42, 31esimo. Adesso con il pettorale numero 131. Scia davanti a noi Riccardo Cavallaro, atleta del Trentino, iscritto allo Sporting Club Madonna di Campiglio. Eccolo al traguardo, 1.43.42, 33esimo tempo, e ancora con il pettorale 168 è la volta di Edoardo Borgia, atleta del Comitato Lazio Sardegna, Ski Club Terminillo. Problemi per lui, vediamo se riesce a rientrare nel tracciato. Quindi torniamo sulla parte alta del muro e vediamo che con il pettorale numero 161 Riccardo Pernigotti purtroppo non conclude la prova e cade anche con il pettorale numero 146 Franco Vescovi. Quindi torniamo in partenza, dove dietro al cancelletto con il pettorale 100, con il pettorale 95, scusate, è partito Tommaso Gesso.
al traguardo fa 1:40:90, 34esimo tempo. Continua la gara con Nicolas Vizic, pettorale 163, Friuli Venezia Giulia, C-Club 70. Ecco la traguardo, 1:44:80, 34esimo tempo. Con il pettorale 166 Roberto Benvenuto è in pista, atleta del Comitato Lazio Sardegna, Sportiva Lazio, il sodalizio di appartenenza. Eccolo al traguardo, fa un totale di 1:51:27 ed è 36esimo. Adesso con il pettorale numero 127 ci è davanti a noi Fabio Pagliai, atleta del Comitato Appennino Toscano, C-Club sotto zero. Purtroppo non conclude la prova, quindi torniamo in partenza dove con il pettorale numero 152 è in pista Francesco Merighi, Comitato Appennino Emiliano, Cimone Schitim. Eccolo al traguardo, ultima porta, 1:50:13 ed è 36esimo. Elia Gasperini, pettorale 114, adesso è al cambio di pendenza sul muro e è sempre del Comitato Appennino Emiliano, un atleta emiliano dello C-Club Val Carlina. Ultime porte per l'atleta emiliano, fa un totale di 1:50:93, 37esimo. E poi Alessandro Montani è in pista con il pettorale numero 149. Scia con i colori dello C-Club EUR e del Comitato Abruzzese, non conclude la prova. Quindi torniamo in partenza dove con il pettorale numero 174 entra adesso sul muro Giacomo Anselmi, Friuli Venezia Giulia, CKI Montelussari. Eccolo al traguardo, conclude con un tempo totale di 1:52:93, 39esimo. Esce con il pettorale 164 Filippo Martini, Comitato Appennino Toscano Academy School Val di Luce, e andiamo in partenza dove Pietro Augusto Rosso con il pettorale 143 chiude le discese per questa giornata di gare. Pietro è un atleta del Comitato Alpi Occidentali, iscritto al Golden Team Ceccarelli. Una gara, questa di slalom speciale ragazzi, che ha vinto Mattias Magnet, altoatesino del Gardena Raiffeisen, con un tempo di 1:29:77, seguito
da Leonardo Vincà 1.31.57 e Lorenzo Guigué 1.31.80. Ecco allora il traguardo di Pietro Augusto Rosso 1.54.76 e a questo punto sono concluse le selezioni italiane, le 53esime selezioni italiane per la Pecimbra FIS Children Cup, trofeo Cassa Rurale Vallagarina. L'appuntamento per la prossima trasmissione in diretta è fissato per domani alle 14, quando avrà inizio il National Team Event, la manifestazione sportiva che introduce la fase internazionale della Pecimbra FIS Children Cup. Poi a seguire venerdì lo slalom Children 1 e il sabato lo slalom Children 2. Grazie a tutti per la cortese attenzione. A presto.